E lei regina ha fatto di tutto più e più volte per mostrare affetto a suo nipote, il principe Harry, ha detto un esperto reale. L'esperta e opinionista reale Daniela Elser ritiene che le rare dichiarazioni personali della regina su Meghan e Harry dimostrino quanto lei voglia mantenere intatta la società. Scrivendo per news.com.au, la signora Elser ha affermato che la regina ha ripetutamente cercato di estendere i rami d'ulivo, soprattutto quando si tratta dei suoi raduni annuali di Natale, la signora Elser ha dichiarato. Tuttavia, più e più volte la regina ha ribadito il suo affetto per suo nipote. L'esperto reale ha continuato attingendo a una delle rare dichiarazioni personali della regina dal vertice di Sandringham dello scorso gennaio, in cui il monarca ha dichiarato: Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della mia famiglia. Ha poi indicato un'altra dichiarazione all'inizio di quest'anno in cui la regina ha definito il duca e la duchessa membri molto amati della famiglia. La signora Elser ha scritto: le lunghezze fino a cui il monarca è arrivato per includere Harry quando si tratta di Natale sono state rivelate l'anno scorso quando l'editore reale del Daily Mail, Rebecca English, ha riferito che in vista del Natale nel 2019, il monarca era stato infine costretto a chiamarlo per sapere se lui e la sua famiglia si sarebbero uniti agli altri a Sandringham. Come scrive English, è importante sottolineare fin dall'inizio che il monarca non chiama semplicemente nessuno, nemmeno la sua stessa famiglia. La chiamano. Punto punto. I commenti della signora Elser arrivano tra le voci che Harry e Meghan potrebbero tornare nel Regno Unito questo Natale per celebrare le vacanze con i Windsor. L'esperta reale Katie Nicole ha dichiarato alla rivista Closer: quando Harry e Meghan se ne sono andati, hanno chiarito che non volevano rinunciare alla loro casa in Gran Bretagna. Hanno ancora Frogmore Cottage e il loro piano era di tornare nel Regno Unito.